ci sono alcune cose che sono assolutamente straordinarie, no? Da una parte abbiamo questa città così, così precaria, così provvisoria da una parte, e poi ci sono dei momenti, il paese dove vive l'altro prete, no? Che hanno una bellezza abbagliante della natura, questo paese costruito su una lingua di terra. Ecco, per esempio, questo è da una parte sono curioso di sapere se era una cosa che ti era già, erano luoghi che già conoscevi, e dall'altra come hai deciso di giocare su questa contrapposizione, insomma. Che dice dei due personaggi, ovviamente, sì. Dei due preti? Diciamo, forse la contraddizione è la cosa più vitale che c'è, e devo dire che la Calabria, anche l'Italia, però la Calabria è fortemente contraddittoria, e questa contraddizione però è qualcosa, secondo me, di molto, è una grande possibilità. E quindi conoscevo bene la città, però appena si esce dalla città ci sono questi posti incredibili, tra cui tutta una serie di paesi come Roburi Vecchio, che è questo che si vede, che forse qualcuno conosce, che sono stati abbandonati. Diciamo, il primo è stato Africo, che forse qualcuno conosce perché è il più famoso. Africo venne abbandonato nel 54, Roburi nel 72, e sono stati abbandonati perché la gente è scappata, proprio è scappata per andare a vivere sulla costa, poi è scappata in base a una legge dell'Unione Europea che ha finanziato la ricostruzione dei paesi sulla costa, e quindi ha permesso di scappare e di avere una casa in un posto più accessibile, insomma, più comodo. Roburi in particolare, secondo me, era un posto molto doloroso, perché, ma bello, doloroso nel senso che avevano già iniziato a costruire una nuova città a Roburi, si intravede appena, era molto difficile non insistere nell'immagine di Roburi, perché è un posto che, se andrete a vedere, è molto più forte di come pare nel film, però era subito una cartolina, cioè era difficile mantenere la storia senza perdersi a fare la descrizione della cartolina. E invece lì ho deciso quindi di fare vedere poco, accennarlo soltanto, ma penso che si possa intuire il luogo, che cosa è. E è incredibile perché era già stato costruito, quindi già era arrivato il cemento, i mattoni, in quel posto pazzesco, e poi dalla mattina alla sera l'hanno abbandonato. La prima volta che sono andata a Roburi, io non so se qualcuno di voi ha visto Wall-E, che è un cartone animato molto bello, e mi sembrava proprio di stare dentro Wall-E, no? La terra senza più gli abitanti, perché comunque senti ancora, lo senti il presente, se tutte le cose che ci sono. E quindi ho pensato che era molto bello che loro andassero a prendere il crocifisso lì, perché la storia del crocifisso intanto già c'era, era una vicenda di cronaca che è accaduta, cioè una parrocchia ha fatto una raccolta di firme per convincere il prete a sostituire il crocifisso troppo strano con uno normale, e quindi avevo pensato che era bello se Don Mario da questa cosa avesse fatto un grande evento, no? Faccio il grande evento, vado a prendere il crocifisso vecchio nel vecchio paese, perché comunque. E quindi ho pensato, insomma, che quello era un posto giusto, perché era un posto da cui le persone erano scappate, e per me Don Mario è uno che è scappato. Quindi se lui, diciamo, le sue origini di Roburi avrebbero permesso, secondo me, anche di giustificare questo suo personaggio un po' in fuga. E così. Invece succede ben altro. Questo... Invece no, invece lì trova questo anziano prete, perché poi l'altra certezza era che in tutto questo giro dei catechismi, devo dire che non mi è mai capitato che nessuno leggesse, che qualcuno leggesse il Vangelo, no? La parola. Si leggevano sempre test, racconti, interpretazioni di interpretazioni, era tutto molto sempre filtrato, elaborato, digerito, e c'era questo grande assente, no? Che era proprio il primo testo. E anche le altre cose intorno a Marta sono elaborate, dal mangiare che ha già cucinato
alla parola tutto è già digerito. Allora dico, ci deve essere qualcuno che le dice le parole, le fa leggere, almeno una frase, che è la frase nuda, cruda, diciamo con la fiducia che lei possa capirla. E anche un personaggio che possa raccontare dei sentimenti, dei pensieri molto adolescenziali quasi, di Gesù, che però le permettano di entrare in relazione con questa figura. E cioè partendo sempre dal corpo celeste come pianeta Terra, non come astro del cielo. E quindi da tutta questa serie di associazioni, alla fine nel vecchio paese è arrivato il vecchio prete. Prego. Buonasera, complimenti soprattutto. Volevo sapere se ha usato qualche metodo particolare per far coesistere nella lavorazione attori professionisti e attori alla prima loro esperienza, tra l'altro tutti bravissimi, e su che base ha scelto di formare un cast di questo genere? Allora, il cast è nato proprio dalle esigenze di ogni singolo personaggio. C'erano dei ruoli per cui c'erano degli attori che riuscivano a interpretarli molto bene, e in particolare c'erano dei ruoli recitati, cioè dove serviva anche mostrare una recitazione, e penso a Don Mario, nel senso Don Mario è uno che deve recitare tutto il tempo una parte, quindi serviva proprio un attore che riuscisse ad arrivare a questa qualità. E invece c'erano dei ruoli per cui era molto difficile trovare un attore, per esempio la catechista, che forse è il personaggio più difficile per un attore, per tanti motivi, prima di tutto perché poi è calabrese, quindi si stringeva il campo soprattutto ad attori calabresi. Era molto importante, per esempio, lei spesso sbaglia le parole. Sbagliare le Nel parole modo nel giusto. modo giusto è difficilissimo, e non sembrare falsi. Lei sapeva che stava sbagliando, secondo me è una grande attrice, perché la rifaceva e sbagliava sempre la parola, sbagliava i congiuntivi, sbagliava. Però riusciva a farlo con una naturalezza, perché appartiene veramente a quel tessuto sociale, aveva la giusta immaginazione e la giusta distanza per poter interpretare quel ruolo. Lei è una donna, diciamo, emancipata di quel posto, di quel quartiere di Reggio Calabria, gestisce un bed and breakfast, ma conosce bene la parrocchia, però non è una catechista. Quindi, da una parte, aveva una grande conoscenza del personaggio, santa è la sua vicina di casa, possiamo dire. Dall'altra aveva una distanza, un'ironia anche rispetto a questo. E poi invece per altri ruoli secondo me era molto importante lavorare con degli attori. Devo dire che non è stato un metodo pazzesco, non li abbiamo messi nel congelatore, poi tirati fuori, poi fatto delle torture. Abbiamo fatto delle prove, forse la cosa più semplice che esiste. Allora, non c'è musica. Non è un dogma, non ho pensato non farò un film senza musica, anzi abbiamo pure fatto delle musiche composte bellissime, però anche per una mancanza mia forse mi sono accorta nel momento in cui poi abbiamo iniziato il montaggio, e montato due cose fondamentalmente. La prima è che non avevamo girato con la musica in testa, cioè, e quindi era comunque appiccicata sopra, non so come dire, forse è un altro livello riuscire a inserire una musica veramente dentro un film, no? Ci vuole una consapevolezza proprio mentre stai girando della musica che ci sarà, non so, non lo so veramente. L'altra cosa importante è che la musica avrebbe molto condizionato un giudizio. In una storia molto delicata, comunque rendeva delle cose tristi, allegre, belle, brutte, e era molto pericoloso perché proprio è una questione di millimetri, no? E quindi alla fine abbiamo deciso di non utilizzarla,
anche diciamo sperando cioè, diciamo come detto nessuna più fiducia nello spettatore, diamo la fiducia allo spettatore che si faccia la sua musica. Sono due interventi sonori, però quando lei si incammina nel tunnel verso Non è un l'atrio, intervento come sonoro, è la sono? presa diretta, perché c'è un trenino che passa sopra questo cavalcavia di un vagone e tutti mi dicono, Perché siccome io so che è tu. vero, non ho pensato che potesse sembrare una musica elettronica, e invece sopra questo tunnel ci sta la ferrovia. E mentre lei va nell'acqua passa un trenino che è un unico vagone che fa la ionica, no? Quindi è quella E è vibrazione, quella vibrazione lì che fa questo suono incredibile. perché si ripete anche la Sì, seconda si volta ripete, sì. quando lei torna, è quello che fa venire il sospetto. Sì. Secondo me la crisi del processo pedagogico non riguarda la Chiesa, ma riguarda la scuola, diciamo. E la Chiesa, diciamo, risponde pure a questa crisi che è molto più ampia, magari fosse solo del catechismo. E, diciamo, i non attori che hanno partecipato al film erano tutti molto consapevoli di quello che stavano facendo, non è che sono state usate delle persone vere per rendere qualcosa di cui loro non fossero consapevoli. Chiaramente erano, molti la pensano diversamente, però tutti erano sicuri che, tutti, poi non mi sento di parlare a nome di tutti, bisognerebbe chiederglielo uno per uno, però la mia sensazione è che comunque ci fosse molta voglia di dissacrare qualcosa di cui tutti diciamo, di cui tutti si rendono conto. Per esempio la questione dei voti, a me è successo 2 volte che venissero a chiedermi il voto e a tutti che vanno a chiedere il voto. Allora quella è una cosa che tutti dicono, sì, lo dobbiamo dire, ma questo non vuol dire generalizzare e dire che è tutto marcio, no? Però esiste anche questo, allora bisogna dirlo. La fotografia è eccellente, la protagonista è straordinaria. Praticamente il disagio che questa bambina prova nel essere trasferita dal paese del nord, che io conosco e so com'è la mentalità, è molto chiaro. La solitudine anche di questa bambina, perché nessuno praticamente si occupa di lei, no? Io trovo comunque che siano vere queste sensazioni, queste cose. L'unica cosa, dopo che ha trovato quel sacerdote che finalmente aveva capito qualcosa, una frase del Vangelo, io non mi aspettavo che lei finisse sulla spiaggia con una lucertola in mano e senza proprio niente, perché nessuno ha dato niente. Io mi sarei aspettata che in qualche modo qualcuno l'avesse aiutata. Perché è intelligente, qualcuno che l'avesse aiutato praticamente a esprimere questo suo valore, questa integrità che non è riuscita. L'ha scritto lei il testo, no? Sì, l'ho scritto io. Io, diciamo, due cose, volevo che finisse con un miracolo. Un miracolo, e allora ho pensato a tutti i miracoli che mi vengono in mente, che conosco, proprio i miracoli che si possono toccare, volevo essere un miracolo proprio qui. Alla fine a me la coda della lucertola mi ha sempre stupito, è una delle Tutto cose che mi è straordinario. sembrata, L'avrei fatto finire così mi è, perché sem sì, è mi è proprio sembrato che lei bello. dovesse incontrare il miracolo, diciamo, dentro il mondo, no? Una cosa in un rapporto faccia a faccia, che forse in quel luogo non era più possibile. Io ho pensato molto a Pinocchio. Vogliamo dare questo regalarti questa riduzione della parte.